Mio marito che mi lascia messaggi sullo specchio prima di andare via. Buongiorno vita mia, sabato arriva subito. Mi mancherete da morire, un bacio immenso, ti amo. Scusa, ma dove ti sei andata a mettere tu? Sei comodo? Ciao ciao! Dove siamo, Giosuè? Che c'è qua? Quanto verde! No, martedì sera. Cazzo dice venerdì. Venerdì sera. Un profumo. Stiamo andando a fare una passeggiata, arriviamo lungo mare e facciamo due passi. Nella speranza che Giosuè si addormenti, ma lui è tranquillo, la sera si addormenta, sempre allo stesso orario. Massimo 9:30, lui dorme, quindi. Però questa sera volevamo fare due passi e ci mangiamo una patatina. Perché è aperto, insomma, in questa zona cioè un chiosco, che poi non è un chiosco perché è un negozio, cioè un vero e proprio locale, in cui, insomma, c'è questo tizio che fa solo ed esclusivamente patatine fritte, crediamo. Adesso andremo per la prima volta, poi ci prendiamo un gelato, insomma, una serata all'insegna del cibo sano e poco calorico. Vediamo come sono queste patatine, si sente già l'odore. Senti mamma, senti l'odore. Roberto, fai vedere amore cosa ti sei fatto sotto la doccia. C'è un piccolo rigonfiamentino. E praticamente il mio sposo si stava dando proprio allo scatenamento più assoluto. Cioè tipo. Praticamente, sapete quelle cordicelle che si tirano? Non so se ce l'hanno tutte le docce. Come per chiedere aiuto in caso di No, necessità. con la doccia proprio. Ah, proprio col. Benissimo. Quindi una bella crocca hai dato. Comunque, se l'è data qui sull'occhio, c'ho questo occhio gonfio per fare il cantante sotto la doccia. Ore 10 meno qualcosa. Il nostro bottino. C'è la pizza bianca di cui già vi avevo parlato. Pizzettine piccoline per Giosuè. E un dolcino per adesso per fare colazione. Poi alla fine abbiamo deciso dove andare, sul lago di Scanno, che è un posto ovviamente di montagna. E vediamo un pochino, iniziamo a far conoscere a Roberto i luoghi d'Abruzzo, dell'entroterra abruzzese che lui non conosce. Io non li conosco. Amo, io li ho girati quando ero bambina, ma che discorso è? Cioè, io quando ero bambina i miei genitori mi portavano, ci portavano noi fratelli veramente ovunque, scampagnate, gite, in montagna, pranzi al sacco, sempre, sempre è stato così. Poi questa cosa si è portata avanti nel tempo con gli amici, con le amicizie, poi ognuno si è fatto il proprio nucleo familiare, ci si vede, però diciamo che non ci si sposta, ecco, in questo modo. Da lui invece a Siena c'è più questa tendenza a spostarsi nei paesi, ma perché loro, cioè Siena di per sé è un paese comunque dell'entroterra che non sta sul mare. Noi abituati a stare sul mare abbiamo ovviamente un modo di riunirci diverso rispetto a loro che invece si spostano molto tranquillamente nei paesi limitrofi. Giusto? Corretto? Parzialmente. Parzialmente.